e la Juve ne prende 3 all'Allianz Stadium contro il Villarreal, ennesima beffa, ennesima figura del cazzo del calcio italiano nei confronti al cospetto di quello europeo, e veramente una partita neanche bruttissima, perché poi la Juve, fino a che i ritmi sono molto calati poi nel corso del tempo, e lì il mister avrebbe dovuto leggere meglio la partita e inserire qualcuno magari prima. Mi faccio riferimento ai vari Dybala e Kane, che si potevano mettere prima invece che inserirli praticamente quando loro sono stati in vantaggio. Cosa aspettava metterli Allegri? Cioè, cosa aspettato? La prestazione era buona il primo tempo, va bene, però poi dal 55esimo in poi la partita è molto calata, i ritmi sono calati e sembrava quasi che andasse bene entrambe il pareggio, ma i cambi non si possono fare all'80esimo. I cambi non si possono fare all'80esimo, ragazzi. Cioè, va bene che non è che avesse tutta sta scelta in panchina, ma se li hai messi vuol dire che avevano comunque minuti nelle gambe, per cui li devi fare prima i cambi. Lì la partita, l'allenatore come lui, mi aspetto che la legga prima. Però, detto questo, ennesima figura del cazzo di merda, come vogliamo chiamarla, di un calcio italiano, che dire che sta veramente a livello europeo facendo cagare sotto il punto di vista dei risultati è dire poco. Ma è meritato perché non ci meritiamo, ragazzi, certi palcoscenici, perché effettivamente il calcio a livello di oggi, il calcio italiano, per come è strutturato, per come è gestito e per come è portato avanti, non si merita certi palcoscenici, si merita di uscire agli ottavi. Purtroppo il campo parla, si merita di uscire agli ottavi per tantissime cose, una lega piena di debiti, un calcio che non si riforma, infrastrutture pari a zero. Sempre solita mentalità del cazzo, questo a livello societario, a livello di ambiente, tifoseria, eccetera. Ma dove vogliamo andare avanti? Cioè, come si fa ad andare avanti così? Cioè, la Juventus sono 3 anni di fila che esce agli ottavi con il Porto, una delle squadre più importanti del campionato portoghese, con il Lione, una squadra di alta classifica del campionato francese, con il Villarreal, una squadra di ottimo livello del campionato spagnolo. Ma ragazzi, ma la Juventus, che dovrebbe sulla carta mangiarsele come squadre, e poi pretende la Superlega. Io non è che sono contro totalmente la Superlega, perché effettivamente il calcio ha bisogno di un rinnovamento. Un'idea nuova va trovata. E va bene. Certo è che questa idea nuova non può essere e non deve essere una Lega ad invito. Perché la Lega ad invito la fate su un altro pianeta. La Lega ad invito non la facciamo. Cioè, si fa una Lega dove tutti, e dico tutti i club, entrano per merito, va bene, ma se una squadra come la Juventus, che esce 3 anni di fila con squadre sulla carta nettamente inferiori, pretende di fare la Superlega, a me gira il cazzo, sinceramente. Perché a sto punto, perché non la può chiedere anche il Crotone? Cioè, che cosa ha di meno il Crotone della Juventus a sto punto? Cioè, scusatemi, no? Una squadra che esce 3 anni di fila con Villarreal, Porto e Lione, che cazzo vuole? Cosa vuole? Ditemi voi, è la storia di sto cazzo, la storia di che cosa? 40 anni fa? 30 anni fa? Che cazzo me ne frega me di 30 anni fa? Cosa me ne frega me di 30 anni fa? Bisogna guardare il presente e il futuro, che cazzo me ne frega me di 30 anni fa? Ma, cioè, per me ci si può anche lavare il culo con 30 anni fa. Cioè, se dobbiamo rinnovare il calcio adesso, cosa c'entra 30 anni fa? Non c'entra un cazzo quello. Gli ultimi 3 anni, gli anni recenti, la Juventus sta facendo cagare a spruzzi in Europa, in Italia qua pure pure, se non fosse stato per Sarri, cioè il tanto criticato Sarri, non vincevano un cazzo neanche negli ultimi anni, perché poi a conti fatti l'anno scorso ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, la Supercoppa una partita, e non lo considero neanche un trofeo, perché per me un trofeo che vinci tramite una partita non è un trofeo, sinceramente, perché almeno qualche partita in più la devi giocare per vincere un trofeo serio. Per me non è un trofeo serio, la Coppa Italia l'ha vinta, per carità, però cioè, ma di cosa stiamo parlando? Una squadra che quest'oggi non ha giocata neanche malissimo. Perché oggi è il primo tempo anche discreto, nel senso non è che ha fatto questa partita scandalosa. Però un secondo tempo dove il mister la partita la deve leggere meglio. Non si possono tenere gli stessi 11 per 80 minuti. Una squadra che secondo tempo, cioè, era calata tantissimo a livello di intensità, a livello di ritmi. Cioè, la partita la devi cambiare. Vanno fatti i cambi prima, poi non sono solamente colpa dell'allenatore, per carità, però oggi il 3-0
cioè alla fine 3-0, ecco, l'importante è la sconfitta, non tanto oggi poteva terminare anche 7-0 volendo, perché la Juventus ha preso il primo gol, si è sfaldata, ha perso le distanze, ha concesso i contropiedi, vabbè, ci sta a prendere 2, 3, 4, 5 gol, nel senso, poi loro sono molto bravi, avendo giocatori di gamba, giocatori anche freschi, visto che aveva fatto i cambi mentre la Juve li aveva messi su 1-0, cioè, vabbè. Ditemi voi cosa può fare Dybala su 1-0 per gli altri, con tu che devi recuperare per forza. Quando potevi metterlo tranquillamente 15-20 minuti prima. Vabbè, detto questo, un primo tempo anche tatticamente preparato bene, perché Locatelli era uomo su parejo, tu gli chiudevi la possibilità di giocare dal basso, perché ripeto, loro cercavano, ovviamente avendo un giocatore delle qualità di parejo, puntavano molto su di lui, invece tu l'hai chiuso. Mettendoci Locatelli a uomo, stessa cosa con Arthur, un po' meno poi con Capù, perché poi Arthur lo ha tenuto un po' meno, però Locatelli era molto molto vicino a Parejo e questo non gli ha permesso di giocare con lui. Un Villarreal che quindi ha dovuto trovare altre soluzioni e a conti fatti poi il primo tempo si è reso poco pericoloso perché la Juve ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. È normale che poi se non si sfruttano il gol non lo si fa. Io ho un discorso che ormai mi trovo a fare purtroppo ogni giornata con il Crotone, Crotone che è una squadra che non sa segnare i momenti giusti della partita. A livello quasi oggettivamente, il Crotone, piccola divagazione, non sa segnare i momenti giusti della partita, poi si ritrova a rincorrere. Anche oggi la Juventus ha avuto le sue occasioni nei primi 30 minuti, non segni, e poi ci può stare che, quelli, che gli avversari, primo tiro, facciano gol, e ti ritrovi poi a dover rincorrere. Sempre lì il discorso, sempre lì. Il saper segnare i momenti giusti, cosa che la Juventus non ha saputo fare, non è per sfortuna, non ha saputo fare perché occasioni le ha avute. Al minuto 10, ottima occasione con un cross di Cuadrado dalla fascia destra per Morata che riesce a colpire di testa, ma trova una buona risposta da parte del portiere, da parte di Rulli. Però un approccio anche discreto, ripeto, partita abbastanza equilibrata in cui entrambe le squadre cercano di palleggiare, comunque di giocare palla a terra, facendo questo possesso prolungato prima di verticalizzare. Una Juve che è più pericolosa perché il Villarreal si difende molto meno bene, concede molti più spazi, concede molto di più alla Juve, mentre la Juve in fase difensiva ha fatto bene, una fase difensiva solida, attenta, concentrata, che ha concesso molto poco agli avversari. Poi grazie a questo anche perché, c'è da dirlo, perché poi non solamente meriti alla Juve, ma anche per limiti oggettivi del Villarreal, perché non giocando con la prima punta di riferimento è normale che non riempie nessun'area di rigore, visto che tutti gli tre attaccanti poi molto spesso venivano incontro al pallone, per cui la Juve, diciamo che questo tipo di situazione l'ha agevolata. Poi, guarda caso, quando c'erano spazi, il Villarreal è devastante. È saltato l'uomo, quando esce dalla pressione avversaria è devastante, ma perché? Perché ha tutti i giocatori di gamba davanti, giocatori che saltano l'uomo, giocatori rapidi e ovviamente nei momenti in cui si trovano questi giocatori a dover affrontare una difesa chiusa non possono mettere cross in mezzo perché non c'è nessuno a raccoglierli, per cui la Juve si è trovata agevolata anche da questo punto di vista qui, mentre devo dire che primo tempo a tratti ho visto anche un buon lavoro fatto da parte degli attaccanti, con talvolta Morata che veniva a proteggere palla alla porta e Vlahovic che scappava per. Comunque, cioè, ho visto una Juve che l'ha preparata abbastanza bene la partita, ripeto, Locatelli a uomo su parejo, non l'ha preparata male, ha fatto una. Cioè, a livello tattico non è che abbia fatto male. Il discorso è che poi ci sono una concatenazione di fattori che hanno poi impedito alla Juventus realmente di andare a segno, ripeto, la mancanza di precisione sotto porta, la mancanza di incisività, di cattiveria, di egoismo, perché poi in un'occasione, mi sembra al minuto 10, ora non mi ricordo, però sempre in questa fase qui, nei primi 15 minuti, dove praticamente stava tirando forse Cuadrado, ora non mi ricordo, però Morata gli impedisce di tirare, cioè lì egoismo puro, era occasione clamorosa che poteva essere sfruttata certamente meglio. E un Villarreal, ripeto, che per caratteristiche si rende pericoloso nel momento in cui poi riparte. Nel momento in cui la Juve commette qualche errore, il Villarreal li sfrutta e prova a ripartire, si rende pericolosa. Questo è. Ma una Juve che non ha approcciato male, ripeto, ha fatto il suo gioco, una prima fase, ma direi fino a poi anche al trentesimo, abbastanza equilibrata.
dove la Juve anche a tratti 5-10 minuti di dominio dal 20° al 30° circa li ha avuti, in cui ha stazionato la metà campo avversaria, ha messo in difficoltà il Villarreal, ha messo diversi cross importanti in mezzo perché poi spesso si avvolgeva il gioco per poi andare sulle fasce, mettere questo cross basso o comunque alto in mezzo che un po' metteva in apprensione la difesa avversaria. Per esempio, minuto 22, dopo un'azione prolungata, cross basso di De Sciglio dalla fascia sinistra, Vlahovic sul primo palo si inserisce molto bene e colpisce la traversa, quindi le occasioni la Juve le ha avute. Ha peccato poi di imprecisione negli ultimi metri. Poi, ultimi 15 minuti del primo tempo in cui i ritmi iniziano un pochino ad abbassarsi, dove le occasioni latitano e dove alla fine il pareggio ci può anche stare. Un pareggio nel primo tempo forse immeritato, anche se poi se non segni ovviamente te lo meriti di non vincere semplicemente, perché a conti fatti nel momento in cui uno non segna non può vincere, cioè quello è non vincere la partita se non segni. Il calcio è fatto così, molto semplice nella sua complessità. E detto questo, comunque la Juve ha concesso anche poco, per caratteristiche ha concesso poco. Era una partita che nei momenti in cui tu passavi in vantaggio te la portavi a casa tranquillamente, a livello mentale, perché ovviamente giocando in casa prendevi fiducia, prendevi consapevolezza, la Juve la vinceva tranquillamente, ma soprattutto a livello di caratteristiche, perché come vi dicevo, la Juve poteva fare il gioco del Villarreal negli ultimi 15 minuti, cioè difendersi e ripartire, contro una squadra che comunque avrebbe concesso moltissimi spazi, perché per caratteristiche Villarreal l'avrebbe concesso. Quindi certamente è una partita in cui tu devi passare in vantaggio. Questo è. Mentre se passi in svantaggio, soprattutto poi nei momenti in cui sei passato in svantaggio, perché gli ultimi minuti poi lì era quasi ovvio che la Juve avrebbe perso anche con un largo svantaggio. Però, ripeto, la prestazione primo tempo è anche discreta. Non ha saputo però, non è riuscita nell'intervallo evidentemente a dare la carica giusta, perché ho visto una prima fino al 75esimo, fino al gol di Gerard Moreno su calcio di rigore, ho visto una prestazione discreta dove nei primi 15 minuti comunque, pur giocando sulla falsa riga del primo tempo, quindi palla a terra, cercando di passare in vantaggio e comunque impedendo poi al Villarreal di creare grandi pericoli, sempre per la fase difensiva tutto sommato accorta. Una Juve che poi dal 55esimo al 60esimo per 5 a tratti ha dominato talvolta, non riuscendo però poi a concretizzare il dominio che ha avuto. E tra le altre cose, poi, prima fase di secondo tempo in cui ha commesso qualche errore tecnico di troppo, due o tre errori importanti nella propria metà campo che già facevano presagire qualcosa di non positivo, perché, ripeto, pronti via, Rugani sbaglia un passaggio elementare, perde palla Artur nella propria metà, nella metà campo della Juve, ecco, alcuni errori abbastanza importanti, e senza neanche che poi il Villarreal pressasse altissimo, perché poi non hanno fatto un pressing asfissiante, ah, assolutamente no, entrambe le squadre hanno permesso all'avversario di giocare palla a terra fino alla tre quarti campo propria praticamente. Tra le altre cose, c'è una Juve che, ecco, in questa fase la Juve ha fatto un giropalla molto lento, prevedibile, i ritmi sono calati tantissimo. E lì sta l'allenatore capire il momento della partita e inserire qualcuno che potesse svoltarla o comunque potesse dare più brio alla partita, no? Anche un semplice Bernardeschi, per quanto sia bistrattato, sia scarso, come volete voi, che poi non è scarso, anche perché, ripeto, se gioca a certi livelli non può essere scarso, cioè, perché, vabbè, lasciamo stare questi discorsi qui, però un giocatore che dasse più brio alla manovra serviva assolutamente, una manovra lenta, prevedibile, una partita che sembrava quasi volessero portare il tempo sullo 0-0 per andare ai supplementari. Tra l'altro poi anche un possibile calcio di rigore al 53esimo, adesso mi viene in mente per un fallo di Arthur, forse su Danjuma, ma giustamente l'arbitro ha lasciato correre. A me l'arbitraggio onestamente è piaciuto, pochi falli, i contatti, quelli più diciamo effettivamente definibili come tali, cioè seri, fischiati. A me onestamente non è dispiaciuto per niente l'arbitraggio, è un tipo di arbitraggio che a me convince, e fino ad arrivare poi al calcio di rigore. Il calcio di rigore al 78esimo, dove, ripeto, la Juve comunque in questa fase fa questo giro palla lento prevedibile, non crea grandi occasioni, così come neanche il Villarreal che
ha fatto 3 tiri in porta, 3 gol, ma ci sta, nel senso che comunque, cioè, è il cinismo, ci può stare che gli avversari. Il problema è che poi la Juve non ha saputo segnare nei momenti giusti, questo è il discorso, cioè al primo tempo, dove so benissimo che con i secoli in mano non si va da nessuna parte, ma se fosse passato in vantaggio lì l'avrebbe vinta tranquillamente 3-0, perché per caratteristiche anche degli avversari, difficilmente secondo me l'avrebbero ripresa. Ma comunque, al di là di questo, tanto negli ultimi 20 metri, Allegri che continua a tardare i cambi per motivi inspiegabili. Spero che vada in conferenza e lo possa spiegare il perché, ma onestamente penso che conoscendolo risponderebbe male al giornalista, perché così. Però fallo di Rugani su Coquelin, rigore che viene rivisto al VAR, ha segnato, e Gerard Moreno riesce a segnare con l'ausilio anche di Szczęsny, che non è riuscito a respingere la palla fuori dallo specchio di porta, nonostante avesse intuito l'angolo. Poi dal 78esimo in poi una Juve che presta il fianco ai contropiedi avversari, si riversa a metà campo avversaria e concede tantissimi spazi, ripeto, era abbastanza prevedibile, e su uno dei tanti contropiedi al minuto 84 arriva poi il calcio d'angolo. Danilo tra l'altro riesce ad anticipare, era un 2 contro 2 più o meno, se non mi ricordo male. Comunque bravo Danilo in chiusura, angolo di pareggio, sul primo palo Aurier spizza di testa, anticipando Morata e un altro calciatore della Juve, e sul secondo palo Pau Torres tra Cuadrado e De Ligt colpisce di testa, non può nulla Szczęsny, 2-0, partita praticamente chiusa. E poi al 90esimo, da una palla intercettata nella metà campo del Villarreal, ripartenza della stessa squadra di Emery, palla che Danilo non riesce a spazzare, Gerard Moreno ne approfitta, serve Danjuma che prova il tiro, botta sicura, la para De Ligt, la para comunque con il gomito, rigore che lo stesso Danjuma realizza, 3-0, tutti a casa, e Villarreal che passa così il turno sopra le macerie di una Juve distrutta, una Juve che per il terzo anno consecutivo non riesce a superare gli ottavi di Champions League. Incredibile, ragazzi, veramente, veramente, veramente incredibile. Comunque, detto questo, per quanto riguarda le statistiche, tiri di 15 a 8, tiri in porta 5 a 3, possesso palla 3 a 47, occasioni pericolose 3 a 4, e ripeto, una gara che, cioè, è la caduta del calcio italiano questo, perché poi per quanto sì, sicuramente c'è gente che godrà, perché poi il tifo è, cioè nel senso il tifo, esistono i tifosi di una squadra e i tifosi anti una squadra, no? Per cui ci sarà chi godrà, ci sarà chi non godrà. Così è, però questo deve essere, cioè deve farci proprio capire quanto siamo indietro e quanto dall'anno prossimo bisogna fare riforme. C'è un campionato, ragazzi, c'è un campionato, veramente, un campionato che porta 3 squadre agli ottavi delle competizioni europee. Una passa, perché la Roma, se non passa in conference, deve buttarsi da qualche finestra. L'Atalanta potrebbe passare, ma rischia, perché comunque non si sa mai. La Juventus è fuori, l'Inter è fuori, cioè veramente una nazione come l'Italia, che dovrebbe portare le squadre fino in semifinale in ogni competizione, non riesce ad arrivare oltre gli ottavi di finale. La Juve 3 anni consecutivi, poi fosse uscita con lo United, fosse uscita con, e poi United di questi anni non è neanche sta cima, è da superare. Con il City, con il Real Madrid, cioè, si è uscito con il Porto, il Lione, con il Villarreal, cioè, e l'anno prima ancora con l'Ajax. Ragazzi, cioè, veramente si commenta da solo. Una nazione che ha vinto l'Europeo e per la seconda volta consecutiva quasi quasi non va ai mondiali. Cioè, se veramente non dovessimo andare ai mondiali, cioè veramente da rivoltare come un calzino questo campionato, questa realtà calcistica, perché siamo veramente sotto, stiamo raschiando non il fondo, ma la parte sotto del fondo del barile, non la parte sopra, la parte sotto, quindi siamo già sotto il fondo del barile. Più di così non so dove si possa andare. Evidentemente si può andare ancora più in basso, perché a sto punto non mi sorprendo più di niente, veramente, ragazzi. Questo è, per quanto si possa godere, poi ci chi godrà. Fate quello che volete, non è che mi sto qui a giudicare, fate quel cazzo che volete, non mi interessa, volete godere o non godere, però una riflessione sul calcio,
italiana a livello attuale questa partita, ma non solo, perché ovviamente non è questa partita che ci deve far aprire gli occhi. Sono anni che avremmo dovuto aprire gli occhi. Io mi riferisco più che altro non a noi tifosi, ma a chi decide, cioè ai politici del calcio. Che se non si rivolta come un calzino questo campionato, la nostra lega, la nostra realtà, si regredisce a un campionato di livello medio-alto, non più alto. Questo è. Detto questo, mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.